Sono citazioni dai film di Federico Fellini. Non ci illudiamo, nel breve fremito di uno spettacolo, di poter rispondere alla domanda: chi era Federico Fellini? Sicuramente si tratta di un visionario, un genio, uno dei più grandi registi del Novecento, creatore di immagini e respiri iconici nella descrizione di un'Italia della sua epoca. Attingendo a piene mani agli scritti di Tonino Guerra, noi lo raccontiamo da un solo punto di vista. Le costanti delle sue emozioni nei film, diversi tra loro, ma tutti tesi ad indagare sulla sua anima, sulla sua psiche, sul suo tormento di creatore nato in un secolo complesso e in un luogo onirico di suo, Rimini. Luogo di contraddizioni e specchio in continuo mutamento rapido di un paese in un mutamento lento. La sua gestione delle emozioni e il suo riversamento nei film diventa consapevole nell'incontro con Bernard, lo psicanalista ebreo-tedesco, e per suo tramite con Jung. Da quel momento i percorsi analitici si impossessano di Fellini, dando vita ai personaggi dell'universo felliniano che, proiettati su pellicola, costruiscono voce e rappresentazione dei pensieri e delle pulsioni del maestro. Citiamo solo Marcello Mastroianni in Otto e mezzo. Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi dà forza, vita? Vi domando scusa. Dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo come giusto accettarvi, amarvi, e come semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. L'aspetto onirico è stato un tema ispiratore di molti film del regista. È importante sottolineare come Fellini, per diversi anni, tiene dei diari dei suoi sogni, accompagnati da disegni utilizzati per l'edizione del Il libro dei sogni di Federico Fellini. Proprio Il libro dei sogni può considerarsi un privilegiato angolo visuale di immagini oniriche del regista, il cui soggetto principale, più spesso raffigurato, è la donna. Christian Gaillard, nel libro L'inconscio creatore, analizzando i sogni di Fellini, scrive: è come se Fellini si fosse trovato per tutto un periodo diviso tra due figure, due tipi di figure femminili che non si vede come potrebbero essere compatibili le une con le altre. Questa sera raccontiamo attraverso immagini volanti, proiezioni acqua che si fa materia riflettente, cielo che si accoglie benevolo, tre momenti del suo essere uomo e artista. 1. L'innocenza, divisa in due momenti topici, l'innocenza ferita e l'innocenza senza voce, ispirandoci a La strada e La dolce vita. 2. Il profumo del peccato, diviso in due momenti, il peccato e l'accudimento, Roma e la città delle donne. 3. Il dolore redento dalla bellezza, diviso in due momenti, bilancio della sofferenza e la bellezza, 8 e mezzo, Amarcord, la voce della luna. Grazie Federico, il maestro che camminava su pezzi di cielo. Io lo conoscevo bene, potrei quasi dire con acrobatica sfacciataggine. Io lo conoscevo bene, almeno quanto possiamo immaginare
di conoscere coloro che diciamo di conoscere. Gli raccontavo di valli, di chiese abbandonate dove umili uccelli dipingono poemi michelangioleschi, meravigliosi e incomprensibili. O lo spiavo mentre disegnava su pezzi di carta qualunque i suoi sogni. O ancora in un teatro di posa, dove nulla è reale, ma tutto è vero. Lo guardavo, incantato, mentre ricreava con cartapesta e cartone incollato quei sogni e li trasformava in meraviglie misteriose e fantastiche, cui mi chiedeva di regalare parole. Così sogno di conoscerlo bene, e in questa sera incantata, mentre l'estate celebra la sua pienezza, ve lo voglio raccontare, come si racconta un sogno, senza capo né coda, che ha attraversato le nostre notti, lasciandoci qualcosa di bello per il giorno. Gelsomina è un angelo, ferito, gettato nei deserti dell'essere, beffato dall'aridità del mondo, venduto dalla miseria della vita, oggetto di poco valore tra le rive di un mare arcaico e le strade di un dopoguerra di polvere che toglie il respiro. Gelsomina attraversa il mondo col suo sorriso rassegnato, povero saltimbanco al soldo dell'artista girovaco che spezza le catene. Gelsomina è la grazia che il mondo non può vedere, la guida della soglia, abitante dei due mondi, passeur ingenuo, custode di segreti inevitabili. L'alba, fredda, della maturità, sorprende Marcello, abbandonato sulla spiaggia, a guardare i sogni emersi dalle acque della notte, come relitti di naufragi sconosciuti, mentre una bambina grida parole che lui non può sentire e dice forse piccole amenità infantili. O la verità definitiva che non è pronto a sapere. Thank you.
Quando il bambino era bambino, potrei quasi ripetere a memoria, non sapeva la parola angoscia. Il La minore, la vibrazione nera, il basso continuo che accompagna ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Marcello e Federico e ogni uomo che non viva stordito. Madri, mogli e amanti e amanti e amanti e amanti sono il sogno o l'illusione d'essere ancora là, in un altrove, dimenticato, in un istante di perfezione che emerge dalle profondità di una memoria addormentata. Quando il bambino era bambino, sapeva le mille mani che si occupavano di lui. Mani forti e insieme dolci, mani grandi e delicate insieme. La Tinozza era il mare, primordiale memoria dimenticata del paradiso oceanico e perduto. Il grande letto vasto, come una nuvola, le lenzuola tiepide e bianche, la salvezza dal mondo e dal suo peso erano ancora possibilità che le mani delle donne, mani sapienti, mani signore del destino, come una provvidenza preparavano per lui.
Diventato muto il mondo e il sogno che bussa alla porta delle nostre notti è solo un mostro marino, spiaggiato e indifferente. Sono sorde le nostre orecchie e ciechi gli occhi. Gli dèi, diciamo sempre, ma non ci crediamo più agli dèi. Siamo diventati adulti, diciamo. Come possono andare avanti così le cose? Come possiamo vivere così? Eppure, se facessimo un po' di silenzio, shh,
forse qualcosa potremmo capire. Forse gli dèi ci parlerebbero di nuovo, e di nuovo la vita avrebbe direzione e senso. Allora la fatica, il dolore, l'angoscia, forse, troverebbero il loro posto. E una vita senza nome, un senso e una bellezza. Il maestro che camminava su pezzi di cielo, uno spettacolo di Monica Maimone. Secondo me voi siete stati fantastici a stare qua e sognate bene questa notte. Federico Fellini ci ha insegnato tanto e noi dobbiamo imparare ogni sera. Grazie, grazie della vostra presenza. E avete ascoltato la voce di Valerio Festi, che prima non ho presentato, che è il cofondatore dello studio Festi, che da decenni progetta e realizza grandi eventi in tutto il mondo. Se guardate la loro pagina web, impallidite, quindi stasera è stato un onore averli a Rimini con lo spettacolo che hanno pensato per questa inaugurazione. Allora, io vi ricordo che ci sarà un'altra replica dello spettacolo alle 23 e chiedo al pubblico di, se volete, insomma, lasciare spazio al pubblico che verrà per la replica delle 23. Nel frattempo potete andare a vedere il giardino del Part, potete fare altre visite in modo da lasciare spazio appunto al pubblico che verrà dopo. E dalle 23.30 sarà possibile accedere a Castel Sesismondo, al Palazzo del Fulgor, e continuare naturalmente a godere la piazza insieme a noi. Vi comunico anche che le visite guidate